Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in gioielleria. Eccoci qua con un altro episodio dedicato alle domande e risposte che io apro di solito su Instagram, durano poco, Questa volta ho aperto una storia, l'ho tolta dopo 3 ore perché erano già arrivate 140 domande e già di quelle 140 vanno un pochino sfrondate. Siamo qui in compagnia dell'amico Giacomo, titolare della gioielleria che ci ospita, Pasquale Domenici di Viareggio, che è partner ufficiale del canale, e poi c'è anche l'amico Piero, che è colui che è addetto a leggere le domande, e quest'oggi vedo che si è preparato, vero? Sì. Oggi è preparato, non è come al solito che sembra un analfabeta di solito. No, ma non ha portato è... l'occhiale. Portato... Si è portato gli occhiali, ma non è analfabeta, lui lo fa apposta per... Capito? È la parte, il personaggio che vuole... Allora, ci abbiamo un sacco di domande, quindi direi di andare avanti, andare subito al sodo. Cosa dici? Tanto, ci riesci a leggerla prima? Sì. Vai. Vado? Vadi. Posso fare una... Sì. Devo fare un ringraziamento. Vai. Siccome tanti mi hanno chiesto che orologio compro con i soldi della vendita dei miei orologi, che sapete, niente, ho comprato questo Tag Heuer. Aquaracer. Bello, molto bello. Sì, è vero che bello, Giacomo. Volevo ringraziare Alessio di Pisa che mi ha fatto fare questo acquisto e salutare anche sua figlia, Toffa. No, Toffa? È mezz'ora che gli sto a dire Toffi. Ciao Alessio, ciao Toffi. Io col francese... Sì, invece con le altre lingue... Con le altre lingue sono casa mia. Quindi grazie, ciao. Allora, incominciamo con le domande. Allora, Dario Maggioni. Qual è secondo voi il futuro dell'orologeria? Essendo ormai l'orologio un qualcosa di superfluo, esisterà solo il lusso oppure la fascia medio-bassa manterrà il suo senso di esistere? Cazzo, che interpretazione, Piero. Bravo. Mamma mia! Secondo me manterrà sempre il suo senso di esistere. Perché? Perché il grosso degli appassionati è in quella fascia, diciamo, medio-bassa. Cioè, ci sono gli orologi costosi, no? Però più sono costosi gli orologi e più si riduce la platea di acquisto, sono sempre meno le persone che possono. Invece nella parte medio-bassa, dove ci sono i micro-brand, gli orologi entry-level o gli orologi poco costosi dei marchi costosi, perché ci sono anche quelli, lì c'è un sacco di appassionati che nuota in questo mare. Quindi secondo me, anzi, andrà ad aumentare questo numero, questa platea di persone che mirano agli orologi economici, tra virgolette, ma anche nella cifra da 1.000, 2.000, 3.000 euro, stiamo dicendo economici, ma per modo di dire, piuttosto che andare da 10.000 in su. Ecco, quelli... Sì, io vedo oggi l'orologeria, soprattutto l'orologeria meccanica, dove ovviamente si dà molta più importanza alla parte tecnica che alla parte estetica, ci vedo un grande fattore romantico. E effettivamente l'orologio oggi, se lo guardiamo per il suo uso vero e proprio, è anche un po' obsoleto. Ricordiamo che nel passato l'orologio era usato per la vita di tutti i giorni, per salvare vite, per regolare il flusso dei treni, degli aerei, durante le guerre, cronometraggi, voli, tutto quello che ha portato immersioni. Chi è veramente appassionato di orologi, ovviamente ne perderemo una fetta per la strada, coloro che vedono l'orologio come puro business, come investimento, come semplicemente uno status symbol. Ma il vero appassionato resterà e penso che, grazie anche ai sistemi di comunicazione, porterà alla crescita di una community sempre più vasta. Vediamo anche con Davide tanti giovani che si sono affacciati a questo mondo, tanti follower che sono iscritti, che vengono ai nostri watch meeting, e quello ci fa veramente piacere, che hanno messo in un cassetto il cellulare, si sono messi al polso un orologio, e questo secondo noi fa la differenza. Davi Maio, come si lucidano gli orologi in modo da non rovinare l'acciaio con prodotti saponi aggressivi? Piero, sei un maestro di vita. Grazie, Davi Maio. Piero non è un maestro di vita, Piero è Don Nascimento. Hai capito? Anzi, Giacomo cosa fa? Sapete chi sei? Avete presente Valentino Rossi che aveva Uccio, che non capiva un cazzo. Non lo capiva ancora, è vivo, eh? Sì, ma gli facevano le domande a lui, no? E lui era lì così. Te sei Uccio, eccolo lì, Uccio, è lui.
Allora, il discorso, intanto ho usato un termine sbagliato, come si lucidano gli orologi? Il termine lucidare lo si utilizza per la lucidatura professionale, cioè dare un volto nuovo all'orologio, asportare materiale, poco che sia. Te intendi invece dire pulire un orologio? Allora io ti dico come faccio io a pulire l'orologio. Semplicemente con acqua tiepida e sapone neutro. Chiaramente se l'orologio è impermeabile, un minimo di impermeabilità deve averla, no? Senza mettere il getto direttamente contro l'orologio, con la mano coperta così, io lo lavo così. Poi volendo fare una pulizia ancora più accurata, io smonto il bracciale e lo metto nella lavatrice ad ultrasuoni, che è una cosa che costa 30 euro, la si può comprare, no? Con un po' di Chantecler, 2, 3, 4 lavaggi e va via, viene pulitissimo. Non mettete la testa dell'orologio dentro la vaschetta perché va in pappa, ok? Questa, la pulizia è così. Poi se invece vuoi utilizzare gli spray, quelli anche per gli occhiali, no? Gli spray. Io uso lo spazzolino da denti. Sì. Io uso lo spazzolino da denti, lui, ecco fatto. Ma non lo stesso che uso per lavarmi i denti, ne ho uno proprio per gli orologi. Ma deve essere morbido, sì, morbido. Morbido, perché se no, se è uno spazzolino no, nuovo. Sai, dal sudore, dalla sporcizia. Questo qua è il metodo artigianale, però con 30 euro ti prendi la vaschetta, ci metti il bracciale dentro, sì. Viene fuori così. Tu ce l'hai una da vendermi? Venderti no, cioè sono i marketplace, io ce l'ho la mia. Sì, ma anche dove perché vuoi? L'ultrasuono con le vibrazioni riesce ad arrivare dove con nessun strumento o setole riuscite, tipo gli intercapedini del bracciale all'interno, l'ultrasuono sgrassa veramente bene. Se cercate di arrivarci con uno strumento, magari rischiate anche di rovinare il bracciale o creargli graffi ulteriori. Leonardo, Davide, cosa ne pensi del Tag Heuer Carrera Chrono da 39 mm? Il calibro Heuer 02 è paragonabile a quello dello Speedmaster? Grazie mille. Ma cosa ne pensa? Ve lo dice lui. Quello che dico io, che non lo avremo mai, perché la Tag Heuer, che sono molto simpatici, hanno deciso di creare diverse versioni e renderli special boutique. Ovvero a noi concessionari normali multibrand non verranno mai consegnati e troverete nei loro negozi, tra l'altro ne hanno aperti quest'anno qualcuno. No, a livello tecnico non, io non sono un tecnico appunto, no? Quindi non mi addentro nel discorso del calibro X contro calibro Y, queste guerre così. Ognuno ha il proprio calibro proprietario, no? Di architettura proprietaria in house, Heuer ha il suo, Omega Speedmaster ha il suo, quindi il valore aggiunto è quello di avere un calibro esclusivo, poi o uno o l'altro, secondo me la differenza la fa l'orologio che vi piace, che vi dà emozione, punto e basta. Allora Mirko, ciao Davide, Giacomo e all'amico Piero, è possibile un parere su Seiko Marine Master? Grazie e buona giornata. Che parere gli diamo? Boh, però ce l'abbiamo, possiamo farlo vedere. Ma è un orologio secondo me da incursori. Sì, ha la particolarità, ovvero la cassa in monoblocco, sicché è un orologio molto robusto, abbastanza contenuto anche come dimensioni, perché comunque sia tra i vari Seiko non è tra i più grandi. È uno di quei Seikoni che mi piace prendere in considerazione ultimamente, no? Ho fatto il voltolone adesso e ho preso in considerazione diversi Seiko un po' da portare sul canale, spesso, bello massiccio. Sì. Ma la cassa in monoblocco, sì, praticamente si accede alla meccanica tramite il vetro. In fase di revisione non tutti sono in grado di metterci le mani, io spesso e volentieri tendo a mandarli alla Seiko, proprio perché loro hanno il metodo giusto, però ecco, diciamo che rappresenta un po' il top level della Seiko questo qui. Dai. Tra l'altro questo qui è il quadrante verde, sì, che è in tiratura limitata. Ah. Esiste il blu, esiste il nero, questo è il verde, che penso che siano anche esauriti sul mercato, è un numero esiguo. Marco, ciao Davide, faresti il bagno al mare con un cronografo dichiarato impermeabile fino a 100 metri ma con corona a pressione? Allora la risposta è sì e la risposta è no, nel senso teoricamente sì, però no perché non ce lo porterei, cioè io non parto da casa per andare al mare con un cronografo anche se è 100 metri, perché? Perché non è il suo posto adatto, non, è inutile, ho tanti di quei diver da poter utilizzare, orologi impermeabili veramente con coronavite, come ti pare a te, che non parto con un cronografo. Detto questo, se sono in una situazione nella quale in emergenza o che devo buttarmi in acqua, con un cronografo 100 metri impermeabile lo faccio, perché problemi non dovrebbe averne, no? Però il diverso è partire con l'idea di usarlo per, oppure trovarcisi a usarlo in certe situazioni, punto. Allora, vi faccio vedere una parte anche un pochino
più tecnica da, dal punto di vista ovviamente del commerciante. Se l'orologio è nuovo, ovviamente anche tutto il livello delle guarnizioni è sano, sicché potresti anche andarci nell'acqua. E il mio consiglio, finché l'orologio è in garanzia, cioè coperto a garanzia di casa madre, fai quello che vuoi, perché eventualmente dovesse entrare l'acqua, la garanzia ti tutela. Finita la garanzia sono problemi tuoi. Se ti affoga un cronografo, soprattutto nell'acqua salata, sono dolori. È una meccanica complessa, dovrai affrontare molte spese. Per chi ha il crono e vuole andare nell'acqua, sappiate che il problema non è l'impermeabilità dichiarata, ma sono i pulsantini. Il pulsantino è una parte molto esposta sulla cassa che può tendere a prendere urti e piegarsi leggermente, perché il pulsantino è tenuto da un piccolo pernio finissimo. Laddove anche inavvertitamente il pulsantino si dovesse piegare, potrebbe essere fonte di entrata d'acqua, e da lì vedete c'è anche il rischio che se l'assistenza, anche su un orologio in garanzia, dovesse trovare un pulsantino piegato, vi decade la garanzia perché viene dichiarato danno causato. Che attenzione ai cronografi, andateci a giro, prendeteci i tempi per buttare la pasta, però non... Stefano, ciao ragazzi, complimenti per la simpatia e la competenza. La mia domanda è: un diver per il mio esile polso da 16,5, quindi con diametro cassa e lug to lug contenuto, fascia di prezzo 500-600 euro, cosa potete consigliarmi? Io pensavo a Yema Pearl Diver da 38, altri diver similari per dimensioni e costi? Domanda. Yema Pearl Diver. Al Pearl Diver l'avevamo, l'abbiamo venduto questa settimana, sicché non ce l'ho da farvelo vedere. Alla Yema è un marchio che prevalentemente produce orologi diver. E il diametro più comune sono i 39, sicché 38, 39, siamo lì con un polso con terra 16,5. Ma il prezzo è 600, cioè? No, 600 no, ah. Sicuramente ha visto un quarzo. Sicuramente ha visto un quarzo, è vero, sì. Però ci sono tanti modelli anche sui quarzi, ma io personalmente non le compro, preferisco fare anche uno sforzo personalmente e acquistare degli automatici, ne ho tanti in negozio pronta consegna, però preferisco investire, visto che devo anch'io come voi pagare, mettermi in negozio dei meccanici. Se poi volete i quarzi non ci sono problemi, come quello che hai chiesto, si può ordinare, in poco tempo arriva. Orologi piccoli poi ce n'è tanti, ma sotto i 500 no, c'è il Seiko, sotto i 500, il Seiko 5 da 38, cioè è un 100 metri. È vero, sì. C'è sì, quello. Sì, sì. Non avevo tenuto conto. Sono 500-600 euro. Non hanno meccanici. Al quarzo. Sì. Vabbè, al quarzo, se parliamo di quarzo, si apre un altro mondo. Allora ci sono anche dei Tissot molto carini, c'è tutta la linea dei Seastar, che esistono 1000-2000 automatici. Però esiste anche la versione al quarzo e sono di dimensioni più piccole, 35 mm, 38 mm sono usciti ora nuovi, che ecco, anche per polsi molto piccoli. Però dovete rinunciare all'automatismo e purtroppo tutto... Se no, se volete l'orologio, ora è uscito il nuovo Seiko da 38 mm, è un bel diver, su un polso da 16,5 ti ci sta tranquillamente, è un Seiko 5, sicché siamo a 300 e qualche spicciolo, sei abbondantemente sotto i 500 euro. Poi ci sono altre marche che tra l'altro io non tratto, ma se vuoi puoi. Gianmarco Facciolini, molti prezzi sono saliti, secondo voi Hamilton Cuckfield automatico da 38 al listino 7,95 è ancora un valido acquisto? Secondo me sì, perché il punto è questo, che non è che è aumentata solo Hamilton, quindi è andata fuori mercato, sono aumentati tutti quelli intorno, quindi al suo livello è sempre un buon acquisto, devi spendere semplicemente di più, poi se vuoi andare sotto quella cifra lì ci sono altre cose, altri orologi, va bene, ma il Cuckfield a quella cifra lì è sempre un bel orologio. Sì, parlando di aumenti in generale, hanno colpito un pochino tutto il settore dell'orologeria, ci sono orologi che forse prima erano un pochino al limite, sicché con i vari aumenti a mio parere sono andati fuori fascia prezzo, non diventano più orologi interessanti. Come diceva Davide, l'Hamilton Cuckfield Auto è ancora un orologio interessante con quel prezzo.
Riccardo Mangatia, o Mangatia, non so, chiedo scusa a Riccardo. Ciao ragazzi, complimenti a Davide per il canale, a Giacomo per la sua professionalità e al nemico Piero per la sua simpatia, grazie. Vorrei chiedervi se riusciste a mettere vicino lo Spirit Zulu Time braccialato e l'Hydroconquest GMT. Sono già in contatto con Pasquale Domenici, mi aiuterebbe nella scelta. Ciao, grazie, love. Ciao Riccardo. Uno Zulu, ho preso una versione A39 che è quella più nuova. Il problema è che l'idro è arrivato il primo pezzo che è già andato, l'abbiamo fatto vedere nel filmato precedente con Davide, stiamo aspettando un altro pezzo, le consegne sono in corso, purtroppo ora abbiamo anche un agosto di mezzo che non facilita le consegne, speriamo insomma che da qui alle prossime settimane di avere più assortimento in negozio. Luca da Palermo, i nuovi Master Collection di Longines sono arrivati in negozio? Sono arrivati, sì, questi sono uno spettacolo, ora ve li faccio vedere perché questo qua diventa di diritto il mio orologio preferito. Allora, eccoli qua, i Master Collection di Longines da 38,5 mm di diametro cassa con i piccoli secondi e con i numeri arabi incisi sul quadrante. Ora, questi numeri arabi qua così incisi li avevamo già visti e mi erano piaciuti su quello da 40 mm del 190° anniversario, che eccolo qua, ce l'abbiamo. Eccolo qua. Questo qua è quello del 100, era edizione limitata questo, se non sbaglio. No. Allora, la versione acciaio era in tiratura aperta, però faceva parte dei tre modelli del 190° anniversario. Nascono tutti insieme, le versioni in oro erano 190 pezzi mondo cada una, la versione acciaio era, diciamo, una produzione aperta. Da lì nasce ovviamente il modello che ha in mano e solite caratteristiche. Sì, ma sono molto meglio, a parer mio sono molto meglio questi qua con il diametro contenuto e i piccoli secondi. Cioè, è difficile trovare un orologio moderno con i piccoli secondi ad ore 6 e, ecco, questo qua secondo me è il classico orologio che non va a scimmiottare quelli degli anni 50, è come se quello stile lo avessero iniziato a fare oggi, lo farebbero così, ecco fatto, così. Sì, tra l'altro avevamo un'amica a casa che chiedeva un orologio col quadrante salmone, esatto, così rispondiamo qua anche a lui, bello nuovo, fresco, sì, questo e qua. Poi dopo ci sono altri quadranti salmone, tanti sono anche finiti perché hanno tirature limitate, però se vuoi un prodotto nuovo, bello, classico, pulito, penso che è questo. Proprio bello, mamma mia. Next. Gabriele Cenerelli, vorrei fare una domanda legata al collezionismo. Conviene collezionare una passione che si ha quando si è consapevoli di non riuscire ad avere la maggior parte di quello che si desidera? Non si è capito niente, Piero. Allora, Gabriele, vorrei fare una domanda legata al collezionismo. Conviene collezionare una passione che si ha quando si è consapevoli di non riuscire ad avere la maggior parte di quello che si desidera? Oh sì, conviene, perché te lo spiego subito io perché. Perché anche io nel mio piccolo sono appassionato di macchine, no? Di auto, di tuning, no? Di mettere le mani sulle macchine, no? O anche sulle moto, no? Ma cioè, non vuol dire che uno non può farlo perché c'è la Nissan GTR che costa 100.000 euro, la Ferrari, quelle cose lì. Uno lo fa, la passione la sviluppa sulle cose che ha a disposizione. Mi ricordo la tua prima Seat Atenera, come l'avevi conciata. La mia bellissima Seat Ibiza ribassata con la lettone. Non diciamo cosa ci facevo io con quella macchina. E non diciamo quando gliela prestavo dove andava. Però, quindi ognuno mette la passione a nelle cose che possiede, che ha, è al limite di quello che può arrivare, se no, se uno sta a ragionare in quel modo lì, c'è sempre la Ferrari lassù che è più potente, più veloce, migliore di tutte, e non fai niente, cosa fai? Non ti diverti. Penso che sia molto soggettiva anche questa cosa qui. Se ovviamente non raggiungere quello a cui ambisci non ti dà soddisfazione, allora anche la tua collezione viene meno, perché se devi comprare, spendere soldi e mettere lì oggetti che però non ti danno le sensazioni sperate, perché comunque sia la tua ambizione è a qualcosa di migliore, e allora niente. Se anche prendere un oggetto che magari non è proprio quello dei tuoi sogni, ma ti dà soddisfazione, anche se è un oggetto meno costoso, allora sì, perché no?
è una soddisfazione magari più piccola, te ne puoi però permettere di più, e tante piccole soddisfazioni alla fine ti gratificano. Dipende un pochino da te. Se vedi che la tua collezione non ti dà sensazioni, passa ad altro, passa, vai in vacanza. Vai. Giacomo, nel senso che lui si chiama Giacomo. Sì. C'è disponibilità per lo Zenith, Defi, Skyline? Cosa ne pensate di questo gioiellino? Ciao a tutti e grazie. Allora, eccolo qua, ce l'abbiamo direttamente da... Sì, mi è arrivato due giorni fa, lo apre, lo sbuccia. Eccolo là, tac. Penso che bello. Bracciale di 70. Ah... Allora, cosa ne penso non ve lo dico, cosa ne penso non ve lo dico perché dovete andare, l'ho fatta la video recensione, quindi dovete andare sul canale e vedere cosa ne penso, no? E direi, allora perché ha messo sta domanda, poveraccio? Perché così glielo faccio vedere, così sbava un pochino. Siete follower o non siete follower? Già. Allora, è uno spettacolo questo orologio qua. Ti devi abituare semplicemente al fatto che la lancetta dei secondi viaggia come un treno, perché legge, sì, fa un giro di quadrante ogni 10 secondi invece, no? Che 60. Va velocissimo, invecchierete alla velocità della luce. Però ragazzi è spettacolo, guarda qua. No, sto scherzando. Basta andare a vedere le immagini, ripeto, le immagini, le riprese che ho fatto dell'orologio sulla mia video recensione, lì c'è tutto. Io ora non lo tiro fuori dal cuscino perché... È più bello dal vivo però, che... Cosa... C'è anche... Cioè... Salvatore Dominante, buonasera ragazzi, volevo chiedervi... Scusami, ma uno che si chiama così ora lo ha messo apposta come link, lui domina. Inquieta? Inquieta questo qui. Sì. No, non gliela leggiamo. Gne, gne, gne. Gne, gne, gne. Il domini... Salvatore Dominante, buonasera ragazzi, volevo chiedervi qualche idea su un orologio da donna elegante per polso molto piccolo, budget massimo 1000 euro, siete dei grandi, continuate così, e un saluto speciale all'amico Piero, compatriota siciliano. Ciao Totò. Cosa ci abbiamo? No, allora io ho preparato due Mido perché hanno veramente delle famiglie intere di orologi molto classici, molto puliti, di conseguenza molto eleganti, molto piccoli se le volete, ma anche dimensioni intermedie, cinturinati pelle, braccialati acciaio, quadranti chiari, quadranti scuri, prettamente tutti automatici, addirittura come l'esempio del cinturinato in pelle anche con certificazione COSC, sicché ne hanno veramente di tutte le salse. Sì, io preferisco questo qua, nonostante abbia i numeri romani, che è un mio limite, non significa che fanno schifo, anzi per una donna sono anche più carini, perché c'è il quadrante così madreperla. Sì, questa è la linea Baroncelli, ma comunque sia un pochino in tutte le famiglie, cioè in tutte le marche ci sono delle sottofamiglie dove trovate l'orologio elegante, se volete anche in Hamilton, che è un marchio dove prevalentemente si produce orologi maschili, però hanno dei femminili molto carini. Tissot ne ha quanti ne volete, più o meno costosi, e poi se vogliamo possiamo fare anche un saltino di qualità, si potrebbe trovare qualcosa anche in Longines. Una volta identificato la tipologia di orologio, la dimensione, la spesa ce l'hai detta, all'incirca troviamo quello che vuoi. Giovanni, domanda per Davide, quale modello di Longines attualmente presente a catalogo vorresti avere in collezione e che consideri da top? Per Giacomo, se ci sono novità sui nuovi Conquest 39? Allora, io quelli che al momento, io ti dico quelli che, chiaramente quelli che non ho, perché lo Spirit ce l'ho già, per esempio lo Skin Diver ce l'ho già, ecco questo qua che è uscito, intanto il Legend Diver da 39 è uno che considero top, che mi piace, ma sempre, io torno sempre qua a questi due ragazzi perché da 38,5 qua, perché qua poi dopo il si va anche a gusti, questi qua sono orologi classici, a me mi piacciono questi orologi classici qua, cioè, tra l'altro lo spessore di questi orologi qua è sotto i 10 mm, sono veramente sottili, questo qua con quadrante argento, che la leggibilità c'è anche, ecco questo qua io lo considero top, a me piace, guarda che bello anche dietro il fondello che non fa l'effetto ciambella troppissimo. Là, sto qua è bello. Io questo considero. La domanda per te qual era? È da 39. Sì, allora, a meno che voi non sappiate ancora qualcosa che io non so, abbiamo già risposto anche nelle precedenti puntate, è uscito ora il 41. Ci sono anche dei tempi tecnici che l'azienda deve tenere. Può darsi che farà un 39, perché comunque sia per chi ha polsi più contenuti. Però ora
non hanno ancora consegnato tutti i colori del 41, sicché fino al 2024 inoltrato non se ne parla. Anzi, le novità che dovevano essere presentate quest'anno, tra l'altro ora a luglio, tipo il tanto aspettato Legend Diver da 39, si parla di uno slittamento addirittura ottobre-novembre. Sicché figuriamoci se mettono in produzione altre novità oltre che a quelle già presentate. Vabbè, se esce a ottobre-novembre ci andremo in montagna con il Legend Diver. Sì. Ah, però anche 41 non è che... è sportivissimo. No, è bello. Anche il 40 è bianco. Tra l'altro questo è un silver molto bello, sì. Ecco, questo per esempio è un altro colore che è arrivato da poco insieme al nero che mancava. Avevamo visto il verde, il marroncino, ora è arrivato il silver. Però quanto costa il destino? 2150 se non erro. Ovviamente ripetiamo, rispetto al suo predecessore ha fatto un grande salto di qualità l'orologio, è stato tutto spinato nel bracciale, cioè hanno fatto veramente un lavoro di restyling totale. Davide, la serie Form di Jungans è sottovalutata? Io la trovo perfetta per chi cerca una soluzione elegante ma con un tocco di modernità. Ne avete qualcuno disponibile? No, ho preso un Form, ne avevo due a disposizione. Questo è un crono quarzo, se no volendo avevo un radio controllato. La Form solitamente la compro nella versione quarzo, esiste anche automatica, non gli do mai troppo peso perché la Jungans viene vista un pochino più minimalista, un pochino più pulita come forma, preferisco sempre le classiche versioni, però questa è a catalogo, esiste, chi volesse ovviamente un orologio un pochino più strutturato rispetto alle altre versioni. Questo non è male, eh? Non è male, due contatori, uno sopra e uno sotto, così. Sì, il vetro è piatto, si perde quella leggera bombatura tipica ovviamente degli altri, sì, degli Jungans. È una forma un pochino diversa. Non mi dispiace perché poi l'orologio, come vedete, è sempre un di stile Bauhaus, sicché è molto pulito, sintetico. Stile Piero? Bau. Bravo. Bauhaus. È bellino questo. Darietto 83, ciao e complimenti, è possibile vedere i Tag Heuer Carrera da 36? Grazie. Io l'ho visto lì ed è bellissimo. Sì, eccolo, questa qua. Dall'alto è anche una colorazione un po' particolare. Allora, sì, me lo metto anche al polso perché da 36, guardiamo come sta sul polso da 19. Guardiamo, ragazzi. Tanto si chiude e vuol dire che già mi sta... sta benissimo. Eccolo lì. Bello. 36 mm quadrante acquamarina, l'ho azzeccato? No. Che colore è? Un verdino menta, io verde direi. Latte menta, colore latte menta. Latte menta, tra l'altro su questi qui si sono lanciati, che oltre a questa colorazione, che secondo me è molto bella, hanno fatto anche un color barbabietola. Qua con le definizioni dei colori siamo al top. Sì, siamo veramente... È un po' come il vino, come hai visto i sommelier, Si inventano... il tabacco, sì, l'arancio. Retrogusto di prugne selvagge. Io tanto vado a vedere dentro la botte, raccolte. Ma qui c'è né tabacco né arancio, dove l'hanno trovato? Vabbè, dai, comunque 36 è perfetto, per... anche 19 mio, quindi ragazzi. È bello, ti sta proprio bene quello lì. Vuoi qualche tuo regalo? No, tanto non me lo regalo, non lo dico neanche, non me lo regalare mai. Bello, ha vinto. Vergognati. Roberto, è possibile vedere i nuovi colori dell'Oris 65? Cosa ne pensate? Sarei molto interessato. Praticamente sono questi colori qua pastellati. Sì. Come si suol dire. Nello specifico questo è un cotton candy. Cotton candy? Zucchero filato. Ah sì? Sì. Questi qua prima erano presenti solo nella versione bronzo. Sì, erano presenti solo nella versione bronzo. Questa ovviamente è una variante con cassa e bracciale in acciaio. Cassa tipica del 65, permeabilità 100 metri, la particolarità che a differenza delle versioni standard sono dei 38 mm. 38. Tutti i cotton candy hanno la cassa da 38. E allora io ne provo uno. Sì, i colori sono fantastici. Perché non provi quello rosa? Ha detto Piero che vuole che provo quello rosa. Bello quello rosa, provo quello rosa. Santo cielo, proprio perché vogliamo andare contro quello. Rosa nero, Palermo. Forza Palermo. No, la mia speranza è che questo prodotto guarda qui... Guarda che bello che è.
con il periodo invernale possa assumere dei toni anche leggermente più scuri, magari tipici di un diver, perché la misura è veramente interessante. Bello. 38, sì. Bellissimo colore. Sai perché è interessante 38? Perché per esempio io la scorsa volta quando ho provato il Seiko 5 da 38 mm il diver mi stava piccolo. Questo qua invece non mi sta piccolo, perché? Perché la ghiera dei diver qua, dei 65, è più sottile, di poco, sì, ma è più sottile. È più sottile, dà più spazio al quadrante, migliora la leggibilità, tutta una serie di condizioni. Ora l'ho preso rosa perché Piero ha detto rosa. Si sa anche bene, eh? Sì. Bello, guarda che bello. Siamo in tema Barbie, ora è tutto rosa, sicché compriamoci un 65 Barbie, eccolo qui, lo soprannominiamo nuovo. Secondo me è più bello questo rosa, sono tutti belli. Sì, no, sono molto carini, sono tutti belli. Prima o poi mi comprerò un orologio rosa. Bravo. Gianluca, esiste la possibilità di ordinare bracciali per orologi? Inoltre, il nuovo Legend Diver da 39 mm avrà un prezzo maggiore o minore dell'attuale Legend? Grazie. Allora, no, penso che sarà allineato il prezzo a quello preesistente, non so, visto la variazione del bracciale, perché monterà una nuova maglia col chicco di riso centrale, se costerà di più o di meno rispetto al maglia Milano che veniva montato sul 36 e sul 42. E detto questo, bisogna aspettare i tempi. Per ordinare i bracciali non ci sono problemi, potete chiamarci, ovviamente solo bracciali originali o cinturini delle marche che noi trattiamo. Sicché ci chiamate, vi chiederemo le foto del fondello perché abbiamo bisogno delle referenze, o se l'avete già ci fornite tutti i dati dell'orologio, noi vi comunichiamo tempi e costi e poi voi decidete. Va. Ivan, un abbraccio dalla Sicilia ad un trio veramente top. Vorrei chiedere al buon Giacomo, è previsto nel breve termine una super offerta come quella dell'Eberal Champions? Continuate così perché avete in comune qualcosa di più di un semplice orologio, l'amicizia. Grande Ivan. Sempre quello alla base, ricordatevelo di tutto, onestà e amicizia. La domanda qual è? Sono già in movimento alla ricerca di nuove offerte. Ovviamente le offerte non è così semplice, perché non sono dettate solo da un prezzo conveniente o ribassato, ma devono essere anche una serie di orologi con un appeal particolare, e magari anche in linea con quello che sono le tendenze del momento. Se vi avessi proposto un cronografo, anche se con un bel prezzo, da 46 mm, sicuramente non sareste rimasti contenti. Perché bisogna andare a cercare, solitamente si parla di orologi che sono da poco usciti di produzione, come le trovo andate tranquilli che io ve le propongo. Lorenzo, quale Oris B Crown Pointer Date mi consigliate? Allora, io ti consiglio, qua ce ne abbiamo una marea, no? Ti consiglio, io ho scelto uno in bronzo, io ti consiglio uno in bronzo perché a me piace con la cassa in bronzo, oppure con il quadrante Bordeaux. Io ne ho visti con il quadrante Bordeaux e mi è sempre rimasto qua. Di questi qua ti consiglio. Sì, e poi se no fanno quell'azzurrino carta da zucchero, no? Anche quello lì è molto carino. Sì, qui allora sono tutti 40 mm, perché le versioni da 36 te le sconsiglio. Puoi scegliere tra casse bronzo e casse acciaio con varie declinazioni di quadrante. Mi sembra che siano 4 colori sull'acciaio e 4 colori sul bronzo. Addirittura la Oris è una delle poche marche che sulle casse in bronzo ti dà la possibilità anche di avere la scelta con il bracciale full bronzo. Sicché anche lì, se ti piace il bronzo e vuoi esagerare, esiste anche il tutto bronzo, e ti conviene comprarlo se ti interessa subito, perché abbiamo chiesto in questi giorni per chi lo voleva aggiungere come acquisto secondario il bracciale a dei costi esagerati. Comprandolo invece nella prima fase hai tutto lo sconto ovviamente che puoi ottenere sull'orologio. Stefano, domanda per il signor Pasquali. Perché sul vostro sito per diversi orologi occorre contattarvi via email o telefonicamente per conoscere il prezzo? Grazie. I prezzi sono delle offerte che facciamo in gentil concessione, a seconda ovviamente di che tipo di clienti siete, se siete follower di Davide
i prezzi esposti danneggiano ovviamente l'immagine dei marchi, è per quello che tendiamo a non metterli. Noi vi facciamo un trattamento di favore, ma non siamo un discount. L'orologio non è un prodotto da compri, paghi due, prendi tre, sicché ecco, è un prodotto di lusso, va trattato in una certa maniera, sicché in alcuni casi preferiamo parlarvi al telefono e avere un'interlocuzione diretta con voi. Emilio, 3 GMT sotto i 2K, grandissimi tutti e grazie. Ma intanto ne ho recuperati due, perché non è facile, volevo prendere anche un terzo, ora vi dirò qual era, ma non ce l'ho perché l'ho venduto a pochi giorni e è in riassortimento. Allora, abbiamo lo Yema GMT, che questo qua è con il calibro di in-house loro, sì. E l'Armand Nicolette con il calibro Sellita. Questi qua sono entrambi sotto L'Armand Nicolette no, però poi dopo ci sono orologerie che grazie al nostro intervento, io penso che la soglia di 2000 sia quello che vuoi spendere te, perché mi sono permesso di prendere un orologio anche leggermente sopra come fascia prezzo, perché poi noi se ci chiamate vi trattiamo bene e vi facciamo rientrare nel prezzo giusto. Poi lo Yema, tra l'altro questo qui è anche un tiratura limitata fatta per la Marina francese, tra l'altro molto bello come allestimento colore, perché ha questo bianco blu con la lancettina gialla, a me piace molto, è un orologio. Ti viene anche il resto, ti viene. Sì, ho fatto anche la video recensione di questo ed è quasi clamoroso il prezzo che è, sì. Per un GMT 1350 euro, vabbè. Boh. Sì. E il terzo che dicevi quale sarebbe? Il terzo che dicevo, che ovviamente è sotto la soglia, detto dal nostro amico, è il Mido Ocean Star GMT. Esiste blu cinturinato tessuto, nero braccialato, in questo momento non ce l'ho. Però calcolate sempre che è un orologio da 44 anche mm. Anche l'World Timer costa meno di 2000 euro. L'World Timer? Sì, quello che ho scelto ora, quello blu e quello nero, arancione. Ah, già, è vero, perché ha il GMT anche quello. Sì. No, sì, il Decompression. È vero, anche il Decompression costa meno dei 2000 euro. Anche lì è un orologio interessante perché è un 40 mm. Però c'è da fare i conti ovviamente col quadrante molto colorato. Perché... Quindi alla fine la differenza cos'è che la fa? Quello che è l'aspetto estetico, cosa vuole scegliere lui, no? Sì, perché sì. Più o meno sono tutti validi. Riccardo, potrei vedere i Doxa Sub 200C Graph 1 e 2 al polso? Grazie. Allora, praticamente le differenze tra le due versioni sono solamente i millimetri di diametro cassa. Sì, i millimetri cassa e ovviamente la lunetta. E nella versione da 42 la lunetta è tutto acciaio, in questa versione qui ha la classica lunetta che poi hanno tutta la linea 200 in zaffiro, ovvero c'è un vetrino in zaffiro che copre la parte praticamente smaltata. Allora, se io ho provato prima il 42 e ora il 44, di primo acchito ho detto cavoli come grande questo 44, poi basta qualche secondo per abituarsi al polso ad indossare questo nuovo orologio e diventa normale questa misura, cioè anche qui dipende da quello che vogliamo, se vogliamo un orologio vistoso e estivo da come misura, no? Da portare al polso o qualcosa di più compatto. Sì, però... calcolate che ha un tre contatori, più spazio diamo al quadrante più respira, ovviamente tutti i dettagli prendono delle distanze giuste senza affollare riempire troppo il quadrante. Facciamo i conti anche con questi dettagli. Poi vale sempre la regola del polso. La fortuna dei Doxa in generale è che hanno un lug to lug molto contenuto, sicché spesso e volentieri ci si spaventa di fronte alla dichiarazione del diametro, però lascia un po' il tempo che trova. La differenza è che tutta la linea da 44 mm hanno i quadranti opachi, mentre tutta la linea da 42 i quadranti sono tutti metallizzati, che sono molto lucidi, più luminosi, hanno un po' un effetto diverso. Sì, io non saprei dire quale è meglio, ognuno faccia le proprie valutazioni. Max, vorrei vedere i Breitling Super Ocean Heritage da 42, possibilmente con cinturino in caucciù, un saluto a tutti e tre. No, gli ho preparato un maglia Milano perché in questo momento ho un maglia Milano. Questo qua è 42? Sì, questo è un 42. Oh, è Breitling, Sì.
Sì, la finitura dell'acciaio, il livello delle rifiniture è veramente bello. L'orologio risulta molto elegante, pur essendo un diver, con questo bracciale. Maglia Milano, ma da non confondere con i maglia Milano standard che troviamo in commercio. Questa è una maglia Milano strutturata, nella parte finale è sperniabile, cioè addirittura è un doppio strato. Con le viti. Sì, con le viti si possono sperniare, sicché da non confondere con le maglie Milano leggerine. Bello, è veramente un bello orologio. Sì, infatti sì. Non capisco perché uno lo voglia prendere con il caucciù, perché secondo me il maglia Milano gli dà quella botta di vita che è veramente sì. paurosa. E poi c'ha il valore aggiunto che i Super Ocean Heritage montano la meccanica di manifattura. Ah. Come sapete è una dichiarata B20 che deriva da un calibro Kenissi, sì. che tra l'altro la Breitling compra in collaborazione con Tudor. Yes, bello, promosso sto. Sì. Antonio, ho comprato a fine anno scorso il Login Hydro Conquest 41. Ringrazio il buon Giacomo e il suo staff per la disponibilità e la pazienza con cui mi hanno seguito durante l'acquisto. Ora che ho visto negli scorsi video il nuovo GMT e in particolare il suo bracciale, vorrei sapere se fosse possibile acquistare il suo bracciale per adattarlo sul mio. Un saluto dalla Sardegna, love. Sono stato bravo a leggere questo. Mamma mia, cioè sono ancora qua a pensare cosa voleva dire. Non lo sappiamo ancora. Non lo sappiamo ancora perché l'orologio è nuovissimo, il bracciale non sono ancora stati consegnati tutte le varie varianti di colore. Il bracciale non è ancora disponibile sul gestionale della fornitura, sicché bisognerà aspettare settembre inoltrato per capire, e poi faremo le dovute domande di rito all'assistenza per capire se è compatibile oppure no. Penso di no. Però comunque sia, prima di darti una risposta su mie idee, preferisco chiedere più avanti e darti tutte le risposte del caso. Andrea, sto decidendo quale orologio portare al mare. Secondo voi un Seiko 5 di quelli nuovi resistenti a 10 atmosfere può andare bene per fare il bagno in marina tranquilla? Ma sì, va benissimo. Quando io dico 10 atmosfere, 100 metri, sono 100 metri. L'unico accortezza che devi avere è ogni volta che entri in acqua controllare che la corona a pressione sia in posizione, ma quello lo faccio anche io con quelli a vite, faccio sempre prima di entrare in acqua, faccio così due colpettini per vedere se è avvitata, perché altrimenti è lì che entra l'acqua. Però se, una volta che la corona è in posizione, l'impermeabilità è garantita. Sì, nuotate, bagni in superficie, non avete problemi, non mi fate dei tuffi carpiati con gli orologi a 100 metri o immersioni, perché è logico che non basta, Christopher, salve, vorrei sapere se Zenith sta ancora contingentando i propri orologi e in caso di risposta affermativa il motivo per cui lo fa. Grazie e un saluto a tutti. No, allora non era una contingentazione voluta. La Zenith ha avuto un'espansione di mercato molto importante. Si sono aperti due macromercati e siccome la produzione Zenith erano 24.000 unità all'anno, considerate divise su tutti i prodotti che loro hanno in catalogo, e con questi due macromercati hanno dovuto prendere delle quantità che prima erano riservate solo a pochi mercati e distribuirle in tutto il mondo. Questo ha fatto sì che su paesi minori come possono essere il nostro o altri europei c'è stata una scarsità di prodotto. Ovviamente in questo momento tante novità si sono un pochino stabilizzate, sicché si riesce a trovare un pochino più di prodotto. Se ci chiamate spesso e volentieri riusciamo a reperirlo. In questo momento ci sono i nuovi, ci sono i Pilot nuovi, come avete visto in una puntata precedente abbiamo fatto vedere solo tempo, stiamo ancora aspettando i cronografi, sicché vedete che la produzione sta sfornando le novità, le stanno consegnando in tutti i paesi dove viene distribuito Zenith, sicché i solo tempo sono arrivati, i crono sono un pochino indietro, ci sono dei tempi da rispettare. Per il resto chiamateci, perché magari non è magari subito disponibile, però aspettando qualche settimana riusciamo a reperirlo. Giorgio, vendete Zodiac, cosa ne pensate della marca?
Io ne penso bene del marchio Zodiac, sì. Però qua non c'è. Anch'io poco distribuito, so da casa madre che stanno reimpostando tutta la distribuzione a livello europeo, perché come sapete Zodiac è un marchio che fa parte di un grosso gruppo americano, sicché ovviamente l'Europa è un continente non di gestione diretta loro, stanno rifacendo tutta l'impostazione, mi sembrano dei buoni prodotti a vederli. Non ho mai avuto la possibilità di toccarli con mano, ovviamente è il fattore decisivo per diciamo determinare la qualità del prodotto. Puoi guardare tutti i video che vuoi, puoi vedere tutto, però il test del tatto è quello che rende sempre meglio, perché si sente se i materiali sono validi oppure sono alleggeriti per risparmiare. Ecco, sempre vedere l'orologio, tastarlo, provarlo, le rifiniture dell'acciaio, se sono taglienti oppure sono state smussate, stondate, sono tutti dettagli che poi fanno la qualità e il prezzo finale del prodotto. Alessio, sarebbe possibile vedere al polso il Breitling Super Oceana da 46? Mi fareste contento come un bambino, grazie in anticipo, siete fortissimi. E allora facciamolo contento come un bambino. Allora, questo non è un 46, sicché lo facciamo contento come un ragazzino, non come un bambino. Perché no, è leggermente più piccolo, questo è un 44. Vabbè. Allora, i 46, ti dico la verità, non le compro, solo su ordinazione, perché a mio parere sono giganteschi. Guardate su un polso da 19 come riempie un 44, figuriamoci un 46, secondo me è eccessivo. Io per il mercato italiano compro 42 e 44, che mi sembrano degli ottimi orologi come portabilità, un po' adatti a tutti i polsi. 46 eccessivo sui mercati americani, io penso che la Breitling continua a produrli perché sui mercati americani, i mercati russi per esempio, dove ci hanno dei polsi molto molto grandi, anche la statura delle persone è maggiore, si richiede un orologio più grande di dimensioni. No, è proprio che c'hanno i gusti di cacca, diciamo la verità. Non lo volevo dire, però l'ha detto lui, Alessandro, ciao ragazzi, mitici come sempre. Secondo voi, come Everyday Watch, è meglio il Longines Spirit o il nuovo Conquest? È una domanda che lascia il tempo che trova. Secondo voi è meglio? Io ho lo Spirit, ho scelto lo Spirit, ma lo Spirit non è un Everyday Watch moderno, contemporaneo, ha un aspetto un pochino più retro, con i numeri arabi tutti a corollario, la corona Pilot bella presente, sì, no? Sì, sì, sì. Il Conquest è un orologio moderno, è un orologio contemporaneo con uno stile diverso, soprattutto adesso che l'hanno cambiato. Più elegante, quindi, se vogliamo. Quindi, dipende quale stile vuoi te come orologio da tutti i giorni. Sì. L'impermeabilità c'è, la qualità c'è, uno dei due vale l'altro, o sì. No? Sì, sono due orologi totalmente diversi, come dicevi te, uno è uno stampo Pilot, che è un pochino più aggressivo, numero arabo ben dettagliato, l'altro la corona sovradimensionata, il Conquest è un orologio un pochino più elegante, un pochino più sottile anche se vogliamo, no? Sicché la portabilità sul polso è migliore rispetto all'orologio leggermente più alto. Sono gusti, no? non si può. Noi te li abbiamo sempre fatti vedere tutti, ho fatto anche la video recensione dello Spirit, qua l'avevi visto mille volte, scegliete. Boh, ci sembra di aver detto tutto. Vabbè, allora facciamo i saluti finali, dai. Ecco che Piero lì si sistema, si toglie tutte le cosine. Vieni Piero, si mette al centro. Allora ragazzi, qua abbiamo finito, abbiamo terminato. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua e mi sembra di aver detto tutto, no? E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando vuoi tu, il più spesso possibile qui su YouTube. Love.